sono stato uno dei primissimi, forse il primo investitore al mondo in Ethereum. Io ho conosciuto il team di Ethereum a New York quando hanno iniziato, che hanno presentato il progetto e io ho conosciuto il team, li ho visti, so chi erano, ho visto come lavoravano, ho detto ok, questa è una roba figa e ho comprato Ethereum. Quando invece ho sentito che un progetto era figo, ho letto il white paper, ho letto le cose, però non ho conosciuto il team, non ho visto bene tecnicamente cosa hanno fatto, ho detto vabbè, ci butto un po' di soldi perché mi sembrava promettente, ho sempre perso soldi, sempre. Andare a conoscere il team, assolutamente, di persona e... vedere come lavorano, vedere cosa hanno fatto, vedere anche dove sono. Sono tutti a lavorare nello stesso posto, che sono lì a scrivere codice, a... oppure uno va in giro, si fa le feste, poi sta con due ragazze, poi dopo scrive due cosette su due righe di codice, poi se ne va in vacanza, cioè... Molti fanno così. Poi per carità non c'è niente di male, però se tu stai facendo un progetto serio non è che puoi fare un po' il cazzaro così. La maggior parte fanno i cazzari. Però ancora prima di quello, molto semplicemente, tu guarda se... che cosa hanno realizzato tecnicamente. Cioè, dicono risolveremo questo, faremo questo, o l'hanno fatto. Conosci il team. E conosci il team non vuol dire leggi le bio, guarda il curriculum e... Cioè, conosci il team vuol dire conoscilo. Devi incontrarli, devi vedere come lavorano, devi vedere i rapporti che hanno tra di loro. Sono full time a lavorare sta cosa? O sono due che hanno creato una pagina web due sere lì così, hanno buttato su due immagini di stock e fatto due promesse? Quindi tu sei andato a conoscere personalmente le persone su cui hai investito? Assolutamente, ma stai scherzando? Ethereum, cioè, come se non l'avessimo vista, è mezz'ora che... L'ha fatta apposta per essere nel video, eh. Io sono andato a conoscere il team quando ci ho investito. E quando non l'ho fatto, ho perso soldi. Ah sì? Eh sì. Perché dici, no, ma questa era un'opportunità. Sono stato uno dei primissimi, forse il primo investitore al mondo in Ethereum. Io ho conosciuto il team di Ethereum a New York, che hanno presentato il progetto dicendo, noi vorremmo fare, non esisteva ancora la parola ICO, noi vorremmo fare una prevendita del nostro token. Ok? Sì. E hanno presentato il progetto tecnicamente e io ho conosciuto il team, li ho visti, so chi erano, ho visto come lavoravano, ho detto ok, questa è una roba figa e ho comprato Ethereum. Ok. Ok? Quando valeva 30 centesimi. Capito?